Buongiorno amici e amiche di Nova News 24. Dopo i primi giorni passati a conoscersi e a far festa, adesso nella casa stanno nascendo le prime antipatie, i primi gruppetti e anche le simpatie. Lorenzo Spolverato si è preso una mezza cotta per Shai la gatta, ma lei venerdì pomeriggio gli ha rifilato un bel palo. Ieri notte dopo il party del compleanno di Amanda Lecciso, Lorenzo è tornato all'attacco. Se sono geloso di te? Io ho una gelosia particolare. Tu sei così, giustamente vuoi conoscere tutti qui dentro, in passato sei stata privata della libertà e lo capisco. Sei calorosa, all'inizio ci siamo aperti io e te, ho percepito qualcosa di cui non ti ho parlato e mi sono creato una mia idea. Lo so che sono un po' matto, punto questa volta però l'ex velina è stata possibilista, c'è una parte di me che è attratta da te in un modo per ora platonico. Io sono una molto lenta, assaporo la libertà e mi prendo il tempo per conoscere tutti bene. Poi quando ti guardo sei bello, mi piaci, sei un ragazzo sveglio, la pensi come me, parli come me. C'è una parte di me che è attratta da questo. Però ora sono libera nello scoprire altre persone anche. Se ho una passione per Javier? Io non lo so adesso. Poco dopo aver parlato con Lorenzo, la ballerina però ha confidato a Luca Calvani di avere un interesse per Javier Martinez e l'attore toscano le ha rivelato. Lui non sa che a te piace, però a questa persona addosso, Elena. Shai la gatta ha risposto, secondo me lo sa che mi piace. Un pochino lo sa e lo capisce. Ma se a lui piace l'altra ben venga. Poi le cose avvengono con calma. Non dico che lui non abbia interesse. Vedremo, facciamo le cose con calma. Qui c'è il tempo indefinito. Tu mi dici che lui ha questa che lo pressa, ma questa non è un problema mio. Luca ha subito spiegato alla coinquilina che Javier non ha interesse per Elena, non lui vuole te. Anzi, lui è preoccupato che tu pensi che vuole lei. Adesso potrebbe nascere il primo triangolo, anzi, considerando anche Lorenzo potrebbe diventare un quadrilatero. Amici e amiche non ci resta che aspettare. Se vi è piaciuto l'articolo mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24.